Questa sera sono un uomo molto fortunato perché sono qui con tutti voi. Per me è una grande gioia vedere che Daijiro è rimasto nel vostro cuore. Commosso il papà di Kato, ma anche i tanti colleghi e amici di Daijiro che ieri sera si sono ritrovati a Porto Verde nel talk show ideato per ricordare il pilota scomparso nel 2003. Sul palco, dietro il quale capeggiava il suo numero, il 74, Rossi, Capirossi, Melandri e tanti altri piloti, ma anche il dottor Costa, il leader della Dornes Peleta e la voce del moto mondiale Guido Meda. Credo che quello che conta anche nel motociclismo sono questi momenti, che nonostante sia passato tanto tempo, c'è tanta gente ancora che si ricorda del nostro Daijiro. Si merita tutto questo, si merita anche di più. La vita purtroppo in tanti momenti è anche questa. Il 2003 è significato, credo, la cosa peggiore che possa capitare a un telecronista, una cosa che a me non era mai capitata, che è quella di raccontare la scomparsa di una persona che avevi cercato di conoscere. E senti una parte di te che se ne va perché stai mettendo tutta la tua passione, tutta la tua vita, tutta la forza vitale che hai per raccontare una cosa che è divertentissima, che in quel momento lì diventa drammatica. Daijiro era un ragazzo molto dolce e speciale, ecco. Poi io sinceramente avevo anche abbastanza paura perché lui nella 250 andava fortissimo, quindi lo aspettavamo in 500 MotoGP. E quando è arrivato è andato molto forte, abbiamo fatto tante lotte. Lui riusciva a addormentarsi nel box col casco, io quello non ce l'ho mai fatto. Non ce l'hai ancora provato? Ce l'ho provato dopo che ho visto che lo faceva lui, ma non ce l'ho fatto. Alcuni oggetti dei piloti in vendita su eBay serviranno a finanziare una borsa di studio per i figli di Kato. Nel corso della serata sono stati consegnati vari premi ed anche un dipinto al padre del campione. Dedicato è stata però anche una festa con tanto di risate. A prendere di mira i piloti ci ha pensato il comico Giacobazzi, che si è concentrato soprattutto su Capirossi e consorte. Io me lo immagino sua moglie che corre per i box. Loris, Loris, dove sei? Ah, sei qui, poverino.